Ciao a tutti, come state? Rieccomi qua con un nuovo video con le pagelle di Juventus Roma. Ma ragazzuoli, prima che inizi a parlare un po' del tutto, se vi va, se volete supportare il mio canale, supportare i contenuti che caricherò, lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivendovi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò, se non l'avete ancora fatto. In fin dei conti commentate dicendomi la vostra nei commenti, grazie mille di cuore per chi lo farà, per chi guarderà il video dall'inizio fino alla fine, per chi darà un'occhiata ai miei altri social network, grazie, grazie e grazie. E inizierei subito ma subito. Come ben sappiamo, ieri si è giocata Juventus-Roma, per tutti noi juventini è un grandissimo amaro e dispiacere da quello che si è visto in campo, aver visto la partita finire in un brutto modo, in un risultato veramente amaro. È stato veramente il pareggio è stato un grandissimo, 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 in primis dispiacere. Perché la Juventus ieri ha fatto un primo tempo, e ripeto per un'altra volta, veramente bellissimo. E lì si poteva pienamente segnare più di un gol, ma non è stato fatto. Poi il secondo è stato di gestione, ma comunque i ritmi del primo, nel secondo sono stati pienamente diversi. C'era una Juventus nel primo tempo e dagli spogliatoi al rientro per il secondo tempo ce n'era un'altra ben, ben, ben diversa e più debole. E più debole, sinceramente. E più debole che in fin dei conti, come detto 6.000 volte, il tutto, quando vai a gestire, quando vai con tranquillità, così pensi che l'hai vinta, se non chiudi le partite, certamente questo succede. Poi, se la gestisci contro una Roma che di certo nella loro di testa avevano fame e voglia nel voler almeno andare a segnare, visto che hanno fatto pienamente schifo nel primo tempo, detto pure da Mourinho che hanno avuto un culo della Madonna, e lui pregava pure che il primo tempo finisse solo 1-0, ma questo fa parte del calcio. Questo fa parte del calcio, ripeto per una millesima volta, è un grandissimo dispiacere, ma l'importante è che in primis, a parere mio, che c'è stata anche una risposta a differenza della Sampdoria, ma di certo il risultato non ha fatto molto bene a tutti noi tifosi, di certo anche ai giocatori, ma dai, testa alla prossima, ripeto, un grandissimo dispiacere, assolutamente, mi dispiace tantissimo, perché ci ho sperato, ci ho creduto nella vittoria per quel che ho visto ieri, ma niente, è andata e occhio alla partita, ma ci sono stati veramente. C'è stato veramente quel giocatore che a me ha fatto impazzire, ragazzi. Che mi ha fatto impazzire, gli è stata data fiducia. Iniziamo un po' a entrare sull'arco, sulla questione pagelle dei giocatori. Comunque, gli è stata data fiducia. La scorsa stagione ha giocato le ultime partite. Allegri ha detto mille volte che lui vuole giocatori di esperienza. Ma questo ragazzo non aveva né esperienza né niente, zero in Serie A, esperienza in Serie A. Ma gli è stata data fiducia, tic tac, tic tac, tic tac. Il tempo è andato, i mesi sono trascorsi, sono passati. Abbiamo iniziato la stagione e boom, stessa storia. Sempre fiducia questo ragazzo. È entrato varie volte. Ieri sera ha fatto la partita da titolare. 19 anni compiuti poco fa, un paio di giorni fa, non da tanto tanto, e ha fatto veramente l'incredibile. E ha fatto veramente l'incredibile. Spero assolutamente che sia la prima, visto che adesso ad inizio stagione è già, diciamo, a differenza della scorsa stagione che non c'era, che è stato solo messo nelle ultime giornate, quando diciamo il tutto non contava, quando la Juventus era già qualificata in Champions League, ma spero assolutamente che sia le prime di tante, sia la prima di tante, ma tante, ma tante, ma tante da titolare con la maglia della Juventus. Bravo Fabione, che ci hai fatto tutti impazzire e innamorare del tuo gioco. Con te, palla al piede, sei stato veramente l'incredibile. Complimentoni, complimentoni e complimentoni. Contentissimo. Personalmente io contentissimo quando ho visto pure la formazione ufficiale Fabio Miretti. Mamma mia, 19 anni, 2003. 19 anni e 2003 e che cosa fa? E che cosa fa? A differenza del centrocampo che abbiamo, beh, a parte che cosa fa, ma comunque molto 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 bravo, veramente un fenomeno. E di certo è solo l'inizio per lui, è ancora ragazzo, come me, di certo, tutti sono 2003. Comunque,
è ancora molto 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 giovane e sicuramente ha dei margini di miglioramento e gli auguro tutto il meglio alla Juventus e niente, comunque. Ok la partita, ok questo, pure Miretti, sei pure Miretti, Ale, mamma mia, sono veramente fissato con Miretti. Miretti, Allegri, Miretti ha giocato una gara da veterano, sa smarcarsi, ha un primo controllo ottimo ed è davvero tranquillo nel giocare il pallone, e tutto questo veramente ci ha fatto innamorare, innamorare Miretti delle sue giocate, palla al piede, tanta 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 roba Miretti, mamma mia. E poi Allegri, un attimo, andiamo sui 10, sulle parole di Allegri. Se non stiamo attenti rischiamo di perderle queste partite. E di certo lì quel fenomeno non è stato attento perché, come ho detto e ripeto, Alexandro. Alexandro doveva fargli vedere palla assolutamente a Paolo Dybala. E poi di certo loro sono pericolosi. Anche me avevo un po' di brividi e paura dopo il calcio d'angolo perché sono veramente bravissimi. Le squadre di Mourinho sono veramente bravissime. Tutte le squadre di Mourinho li prendi proprio addosso duro e ci vai duro, e ci vai veramente duro, intendo ci vai duro, vai in vantaggio, chiudi la partita il più presto possibile, ma il comportamento della Juventus ieri di certo ha portato a questo, ha portato al pareggio, a subire gol. E poi Allegri ha detto, se non stiamo attenti rischiamo di perdere queste partite, di certo, ieri era pienamente l'esempio, era pienamente l'esempio anche del ritmo. Del ritmo veramente molto molto abbassato che si è abbassato nel secondo tempo. Ma di certo non è che abbiamo fatto cagare, non è che abbiamo fatto cagare, sinceramente, è stata una bella partita. Però dovevamo fare meglio nel secondo tempo e ha pienamente ragione. Tutte le parole di Allegri le ho viste, sono veramente tutte ok, perché ieri, sì, ieri la Juventus ha dimostrato che il risultato, il risultato. Quando vuole gestire il risultato non è in grado. Poi, sinceramente, la vedo vergognosa, ovviamente. Non è nel normale gestire un 1-0. Gestire un 1-0 contro la Roma. Ma comunque non è normale, sinceramente. Gestire un 1-0 non è normale. Non è normale per me e per tutti. Perché o devi essere ad un vantaggio. Perché 1-0 ad ogni momento la squadra avversaria ti può segnare. Ma speriamo che siano delle lezioni, che ci siano dei miglioramenti nelle prossime partite da parte della Juventus, da parte di Allegri, le idee che dà, eccetera. Poi, Allegri, cosa ha detto Mourinho? Che nonostante l'età siamo messi bene, possiamo dare ancora qualcosa come allenatori. E non aggiungerei altro, sinceramente, su Allegri. No, attenzione, attenzione, attenzione. Poi ha detto, cosa migliorare? Il calcio ha inventato il dialogo. Noi nelle tre partite abbiamo rischiato molto, più col Sassuolo che dove abbiamo vinto. E il 3-0, il gol preso, mi sono molto arrabbiato perché abbiamo preso gol. Fare tre partite senza prendere gol voleva dire vincere la partita oltre a non prendere gol. Però guardiamo gli aspetti positivi, che è la cosa più importante. Di certo, aspetti positivi molto molto buoni ieri sera ce ne sono stati assolutamente. Non parlo un po' del tutto su Allegri, ma comunque Vlahovic, ci sono stati buoni inserimenti, un paio di volte è andato pure Rabiot. È normale che quelle cose vengano migliorate, sono le caratteristiche dei giocatori. Le cose potevano fare meglio come letture della partita e basta. E a sinistra ed erano con un uomo in meno perché Paolo ci lasciava spazio. E poi proprio la palla di il gol di Locatelli che è stato veramente incredibile ed è giustamente stato annullato. Era proprio Paolo Dybala che ci ha passato la palla. Proprio Paolo Dybala che. Vabbè, comunque, è stato proprio lui. Poi. Non aggiungerei pienamente altro, ma dai, testa alla prossima, ragazzi. Testa alla prossima, sperando che vada bene contro lo Spezia, perché si gioca pienamente mercoledì. Mercoledì oggi cos'è? Il 28 agosto sono le 15:51. Dai, vamos, vamos, che sono pienamente fiducioso. Fiducioso dai, contro lo Spezia, sperando che ci sia anche il turno del grandissimo Gatti, che chissà, proprio Allegri non lo considera attualmente da quel che si è capito, da quel che si è visto. Poi dai, sono un po' fiducioso, cioè sono fiducioso, speriamo che sia la volta di Gatti contro lo Spezia, speriamo tantissimo. Ho già detto pienamente tutto, l'inizio che volevo dire l'ho detto assolutamente. E iniziamo. Intanto ieri sera, come ho fatto anche nella scorsa partita delle pagelle, c'è stato anche un miglioramento dei palloni toccati, perché a centrocampo ne hanno toccate bene 65, Locatelli, 31. C'è stato un tocco maggiore dei palloni a centrocampo, a differenza
della partita contro la Sampdoria, che è stato uno scandalo assurdo. È stato uno scandalo assurdo. Poi Vlahovic viene toccato una ventina, 22. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene riguardo i palloni toccati, a differenza della scorsa di partita. E ragazzuoli, non mi perdo assolutamente in chiacchiere, quel che volevo dire inizialmente, l'ho detto come dicevo. E vamos, vamos, vamos con le pagelle. Con le pagelle. Iniziamo pienamente da Wojciech Szczęsny. Wojciech Szczęsny non ha fatto nulla di che, nulla di incredibile. Come ho detto, sul gol di Abraham non ha assolutamente né colpe né niente, perché le colpe le ho rivolte pienamente al signor Alessandro. Ma è andato così. Ma comunque, in fin dei conti, un bel 6 e mezzo. Un bel 6 e mezzo glielo do. Un bel 6 e mezzo glielo do senza ma. No, anche più che 6 e mezzo è un'esagerazione. Cioè, vedendo quel che ho scritto qua nel foglio, eccetera, eccetera, perché mi prendo assolutamente appunti e penso così. No, 6 e mezzo no. Un 6, perché non è stato nulla di che, come ho detto, nulla di incredibile. Ma Szczęsny, 6. Buona partita, non ha rischiato assolutamente niente, c'è stato qualche tiro, ma pochissimi tiri. Diciamo, la Roma ha vinto a corto muso il gioco che è stato della Roma. E poi, ok, Szczęsny 6 e mezzo, e andiamo su questi due che mi sono pienamente piaciuti. Questi due che mi sono pacificamente, pienamente piaciuti. Mi riferisco proprio a Bremer. A Bremer sul centro-destra. A destra, che è stato veramente l'incredibile, ha avuto più sicurezza nell'impostare con il suo piede forte. Comunque è stato veramente ben preciso e sveglio e a suo agio. Ho visto un Bremer veramente in miglioramento a differenza delle scorse partite, con palla al piede, veramente ha avuto un'asticella in più di miglioramento. Di certo è solo l'inizio per Bremer, si dovrà pure ambientare per bene, per bene, per bene, per poi abituarsi alla difesa 4, ma ha fatto assolutamente una bellissima partita. Una bellissima partita, ha annullato. Non so se Bremer ha tirato fuori dalle sue tasche Abraham, non lo so. Ma comunque, dai, vabbè, abbiamo subito gol, è inutile, potevo cavarla via sta parola. Ma comunque, in fin dei conti, è stato bravissimo nel marcare Abraham, è stato bravissimo nella fase difensiva, fare una bella, buona fase difensiva. Bravo Bremer, complimenti per la prestazione. E per, di certo, non esagero assolutamente, ma 6 e mezzo. Insieme all'altro ragazzo, all'altro leader, che posso anche chiamare Danilo. Dove sono assolutamente le parole? Eccole, proprio quelle di Allegri. Comunque, su Danilo. Danilo, 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 l'ho detto anche ieri, mi è piaciuto assolutamente. Danilo non me l'aspettavo, posso essere sincero, non me l'aspettavo. A me personalmente mi fa cagare, mi fa schifo vederlo Danilo da terzino. L'ho detto varie volte che a difesa 3 è veramente molto 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 bravo, molto bravo, perché è uno che non spinge tanto in avanti, lo fa veramente poche volte, pochissime, pochissime, diciamo mai, quasi mai lo fa. E adesso, attualmente, c'è un po' di paura, la ho assolutamente. Un po' di paura ce l'ho. Sapete perché? Perché se Allegri ha detto il suo ruolo sarà da centrale, a piede, tecnica, forza, coraggio ed intelligente. Tutte queste parole pienamente giuste, uguali, identiche a quel che volevo dire. Comunque, ho paura vivamente che ci troviamo a giocare con De Sciglio e Alessandro per tutta la stagione. Siamo al 28 di agosto e me lo auguro che arrivi un terzino, vivamente, me lo auguro. Magari un terzino che sappia giocare sia a destra che a sinistra, me lo auguro, perché sarà veramente una stagione molto, 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 molto dura, e dove ci sarà da soffrire tantissimo nella fase difensiva se dovessero restare questi terzini. De Sciglio e Alessandro e Cuadrado chissà. Cuadrado chissà, anche lì dietro, ma non mi piace Cuadrado nella fase difensiva, eccetera, perché nella terzina devi fare un po' la fase difensiva, non solo la fase offensiva. Ma comunque, qua c'è bisogno di un terzino. C'è bisogno assolutamente di un terzino, assolutamente. Comunque, Danilo mi è piaciuto sotto ogni punto di vista.
6 e mezzo, bravissimo, assolutamente. E dispiace che non sia ancora arrivato il turno di gatti, lo ripeto per la millesima volta. Speriamo che il turno di gatti sia contro lo Spezia. Ok, Danilo Bremer, 6 e mezzo tutte e due, perché mi sono piaciuti assolutamente tutte e due. Su Danilo non me l'aspettavo che andasse a fare una bella partita come ha fatto ieri sera, ma comunque complimentoni, sono contentissimo. E andiamo sui terzinocci. Andiamo proprio da Gleison, no, lo sto dicendo Gleison Bremer un'altra volta. Andiamo proprio da Mattia De Sciglio. Mattia De Sciglio ha fatto il suo, a parere mio, perché ha visto la partita, ha fatto vari errori tecnici di passaggio, passando agli avversari, ma in fin dei conti, a parere mio, ha fatto il suo, è stato bravino lì, e dargli un'insufficienza non me la sento. Non me la sento, ma gli do un 6. Un 6 sporco. Un 6 sporco perché a me in primis non mi piace a destra, a sinistra rende di più. A sinistra veramente rende di più, ma fin dei conti ha fatto il suo. Qualche errore, come ho detto, ma 6 glielo do, sinceramente. Alexandro 5,5, ha fatto una buona partita, ma è quello che mi ha permesso, devo dargli anche 5, sinceramente. Ho pensato anche di dargli 5, ma dai, sono anche un po' più gentile. 5,5, ha fatto una buona partita in complessivo. Ma in fin dei conti, per colpa sua, è arrivato al pareggio. Perché, ripeto, Dybala doveva essere aggredito, no, mi dissocio. Comunque, Alexandro doveva pienamente togliergli la palla aggressivamente, tac, allontanare subito la palla. E no, non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Prima era tutta un'altra cosa, prima del battere l'angolo, nelle marcature. Poi, nella battuta dell'angolo, tutto stravolto lì, Dybala che era di là, Alexandro che di qua, veramente un casino lì. Un casino, e ripeto, spero assolutamente che sia da lezione quel che è successo anche nel gol subito. Perché veramente è stata una rabbia incredibile aver subito un gol del genere. Ma comunque, Alexandro 5 e mezzo. Buona partita, ma quell'errore veramente non mi, mi vergognerei, sinceramente. Mi vergognerei, non ce la faccio a dare ad Alexandro una sufficienza. Assolutamente NO. NO. In difesa, tutti sufficienti, tranne Alexandro. E andiamo al bellissimo, bellissimo, magnifico, perfetto che è stato ieri e mi ha fatto veramente innamorare il CC, il centrocampo. Perché al centrocampo ha giocato lui, Fabione Miretti, ha giocato lui, Manuel Locatelli, ha giocato lui, Adrien Rabiot. Le scorse partite sono stati veramente uno scandalo in primis Locatelli. Ma in questa, palla al piede, esce, tacca al compagno, personalità, tecnica, forza, intelligente. Coraggioso nell'attaccare, nell'andare nella fase offensiva, recuperare palla. Locatelli mi è assolutamente piaciuto sotto ogni punto di vista. Il suo comportamento dall'inizio della partita, quel che ha fatto nel primo tempo, poi di certo nel secondo sono abbassati i ritmi, ma in complessivo mi è assolutamente piaciuto. Di certo non esagero col voto da Locatelli, ok, che mi è piaciuto, ok. È stato anche bravo nell'allontanare i palloni, come ha detto, nel recuperare i palloni, nel servire i suoi compagni, bravissimo. Un bel 6 e mezzo. Allora, ok Locatelli, 6 e mezzo. Ma poi passiamo proprio all'altro, proprio a lui, Adrien Rabiot, che stessa identica cosa, di certo non ha fatto quello che ha fatto Locatelli in complessivo, ma comunque mi è piaciuto, intelligente, coraggioso, palla al piede, a coprire bene quel ruolo della mediana. Il 4-2-3-1 è stato veramente un qualcosa di molto 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 bello, che ha dato compattezza, identità alla Juventus. Ieri sera veramente c'è stata un'identità e gioco, e idea di gioco, perché ieri Allegri in fin dei conti l'ha preparata assolutamente benissimo. Allora, ok Locatelli 6,5 e Adrien Rabiot, come ho detto, quel che ha fatto mi è piaciuto sinceramente, non aggiungerei altro, 6,5 pure lui. 6 e mezzo pure a lui. E passiamo all'altro. Proprio lui, ma proprio lui. Fabione Miretti. 2003, sono 2003, ha 19 anni. Di certo io ne ho di meno, cioè 18. Ma comunque, a parte questo che non c'entra niente. Ma 2003, io sono veramente un amante, lo amo veramente tantissimo. Tantissimo, e spero vivamente che, come ho detto inizialmente, che siano le prime di tante, ma tante, ma tante, ma tante, ma tante di titolare con la maglia della Juventus.
E a questo ragazzo io normalmente gli avrei dato 7 e mezzo, ma sono gentile perché in 2003, perché quel che ha fatto mi è piaciuto sinceramente, perché nella testa mia, e ci spero che questo, dopo varie partite in questa stagione, diventi titolare fisso, che faccia varie partite consecutive da titolare, o magari una continuità di partite da titolare, gli do pienamente un 8, un 8, un 8. Un 8 assolutamente, bravissimo, complimentone, complimentone di certo. Quel mezzo è regalato da parte mia perché è Fabio Miretti, perché io sono Younes, lui è Fabio Miretti e basta, stop. 8, li do pienamente, no, anzi, no, sì, 8, ti stavo pure pensando, che stai a dire Younes? Che stai a dire Younes? No, normalmente 7 e mezzo, ma quel mezzo lo regalo, quel mezzo proprio lo aggiungo io attualmente, non me ne frega niente. Allora, ok Fabio Miretti, ok 2, 6 e mezzo, 6 e mezzo, 6 e mezzo, e passiamo lì avanti. Kostic, di certo si deve ancora abituare, ma comunque ieri tanto, troppo, troppo, troppo impreciso nei cross, era proprio lui quello che sapeva crossare per bene, i migliori, diciamo, lì in Bundesliga, ma ieri veramente male, Vlahovic, ci sono arrivati pochi cross, palloni, tanti, tanti cross imprecisi da parte sua, tanti, ma tanti. Tanti ma tanti, e sono fiducioso sinceramente che fin dei conti pian piano arriverà il suo momento e si riprenderà e andrà in linea con i giocatori e prenderà intesa. Diamogli tempo. Ma comunque, come voto di ieri sera, gli do 5 e mezzo. Non mi è piaciuto. Ha fatto il suo, ci ha provato, ma comunque non mi è piaciuto sinceramente. Non mi è piaciuto in complessivo. Ho già dato a tutti i voti, mancano proprio sti due e poi anche alcuni della panchina. Quadrado, gli do 6. Ha fatto il suo, ma il quadrato che fa Quadrado, pare il mio personale, manca ancora. Manca ancora. Non so, sempre solitario, ha fatto anche qualche tiro e non la passa ai compagni, ma comunque il quadrato che appare il mio, chiamerei Quadrado, quadrato originale, manca. E sono fiducioso che può tornare, speriamo. Ma comunque gli do 6, perché il suo l'ha fatto, sinceramente. Il suo l'ha fatto e non mi azzardo. Non mi azzardo nel dare 6, nel dare una insufficienza a Quadrato. Dujanone Vlahovic, ecco la punizione, quella magnifica, splendida punizione. E a Dujan Vlahovic gli timbriamo un bel 7 e mezzo. Un bel 7 e mezzo. Sinceramente lui e Miretti mi sono pienamente piaciuti. Anzi, come ho esagerato e regalato perché sono gentile, ma a parte, è inutile dire che questa sono gentile, ma comunque, sincero, sincero da parte mia, come ha dato Fabio Miretti 8, diamo pure a Vlahovic 8, no, anzi, no, Vlahovic 8 no, a Miretti perché Miretti, ma no, anzi, andando qua sul video e pensandoci per bene, perché capita sbagliare, capita cambiare idea nel momento, cioè vado e ci penso, no. Fabio Miretti, complimentoni, ma un'esagerazione da parte mia, sinceramente, gli do 7 e mezzo. 7 e mezzo, mi sarebbe piaciuto dargli 8, ma devo essere un po' più sicuro perché sono arrivato solo nel momento così e nel dargli 8. 7 e mezzo sia Fabio Miretti e 7 e mezzo sia Dusan Vlahovic. Bravo nei movimenti, ha toccato vari palloni, ma di certo bisogna servirlo di più. Già la punizione che ha fatto all'inizio, solo per quella punizione gli avrei dato un 7, perché è stata veramente incredibile. Di certo, l'esultanza che ha fatto era stra mega 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 felice. Toccare subito un pallone e subito punizione, ma bravissimo. L'ultima punizione della Juventus è stata proprio 2 anni fa, credo, se non erro, contro il Torino. CR7 l'aveva battuta. Poi batti la punizione avanti a Paolo Dybala con il mancino. Che volete dire a questo Dusan Vlahovic? Bravissimo, 7 e mezzo sia a te. Sia Vlahovic, sia Fabione e Miretti. Contentissimo, contentissimo per la loro di prestazione di questi due. E di certo mi aspetto anche tanto, tanto dagli altri. E non credo che sia fisso sto 4-2-3-1, ma sarebbe veramente tanta, ma tanta roba. Poi la questione del mercato ne parleremo più tardi. Patades che dovrà arrivare. E chi partirà? Ma ne parliamo più tardi, non voglio parlarne qua di mercato, sinceramente. Weston McKennie è meglio che faccia una vera preparazione. Di certo non c'è stato per l'amichevole estive, ma comunque questo McKennie è veramente ciao 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 ciao. Pure quando è entrato questo McKennie, quando è entrato McKennie proprio al 76esimo, gli ultimi
l'ultima quarto d'ora, gli ultimi 15 minuti, ma male, non li do voto, non li do voto. Lovella è entrato, ha toccato vari palloni, bravissimo. Ma vediamo che il mercato cosa dirà, vediamo il mercato su cosa dirà. Dispiacerà se andrà via. Arkadiusz Milik, se ha fatto il suo, è stato dietro la punta, dietro la punta, cioè dietro a Vlahovic, tornava a centrocampo per poter prendere palo, non so, diciamo Vlahovic è stato più offensivo e lui come seconda punta a prendere palloni da centrocampo, è entrato assolutamente bene, il suo comportamento, l'atteggiamento è stato ben buono e gli do pienamente 6. 6 all'Arkadiusz Milik, che non voto, ho toccato un solo pallone. Zaccaria, ciao ciao. Il cambio con Rabiot ha dato veramente un equilibrio, lui e Locatelli, e di certo Allegri non mi è piaciuto anche per i cambi, ma ne parliamo per ultimo, come ultima cosa. Zaccaria è entrato malissimo, gli do pienamente, volevo dare 5 e mezzo, ma no, gli do pienamente 5. 5, Zaccaria è veramente, ciao ciao. Ho già detto pienamente tutto sui cambi, l'ho già detto assolutamente per tutta la mia. Allora, andiamo proprio sull'ultimissima cosa. Intanto ad Allegri gli avrei dato anche un bel 7 timbrato con un bel bacio sul 7, ma no, gli do 6 e mezzo. In primis per il comportamento che ha dato la squadra, la gestione che ha gestito, la gestione che ha fatto, diciamo, l'indicazione che ha dato la squadra. Ma in primis a me non è che per le indicazioni, di certo è per i cambi, sinceramente. L'ho detto anche ieri, Locatelli era munito, potevi mettere pienamente Rovella, Rovella lo metti gli ultimi 4-3 minuti, vergognoso veramente Allegri in questa di scelta. Questa di scelta è veramente vergognosa. I cambi non mi sono piaciuti, insensati tutti. Tutti insensati. Tutti pienamente insensati. Su Zaccaria potevi mettere dentro Rovella, ma è solo parere mio, di certo non sono un maestro, non sono un allenatore, ma è parere mio personale. Poteva rimanere lo stesso equilibrio con Rovella in campo e non con Zaccaria. Male veramente per i cambi. Male veramente per i cambi, ma in complessivo. Comportamento che ha avuto un bel 6 e mezzo, di certo si è fatto sottomettere, diciamo si è fatto battere un po' da Mourinho, perché ha cambiato modulo, ha stravagliato le carte Mourinho, non si capiva pienamente niente, di certo Allegri è andato a 4, poi dopo poco ha messo dentro Kumbulla e sono andati a 3, e in fin dei conti quel cambio di modulo ha portato anche alla Roma ad arrivare a quel pareggio, ma vabbè, comunque su calcio d'angolo. Ma a fin dei conti, come ho detto, 6 e mezzo. I cambi, l'unica cosa che non mi è piaciuta. Poi la gestione della squadra è di certo, ma comunque 6 e mezzo Massimiliano Allegri. Ragazzuoli, nei prossimi video di certo mi impegnerò e lo farò e proverò. No, sicuramente, cosa proverò? Sicuramente, non so quando, ma ci saranno ovviamente delle grafiche qua e così, delle grafiche forse da quest'altra parte, con i voti, con le facce dei giocatori, con le foto dei giocatori. Calma, calma, e sicuramente arriveranno. Arriveranno e arriveranno. Testa allo Spezia, forza Juventus, sperando che vada bene con lo Spezia e nei prossimi video, non so se sarà il prossimo, ci sarà, pubblicherò la mia reazione, il mio pronostico sui pronostici, sui gironi di Champions League. Basta così, dai. Un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio, vi ho detto pienamente tutto, gli infortuni eccetera eccetera, sperando che tornino il più presto possibile sugli infortuni e Rabiot, crampi, nulla di che. E su calciomercato ne parleremo più tardi, sì, più tardi, meglio che stia zitto perché non mi sta piacendo quel che sta accadendo. Comunque, se accadrà quel che ho letto. Vi mando un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio, speriamo che arrivi questo maledetto terzino, che sappia giocare a destra e a sinistra, perché Danilo sicuramente sarà fisso come difensore centrale, ma chissà, potrebbe tornare anche da terzino, ma spero che, me lo auguro che non torni più da terzino. Di certo in emergenza, sì, sicuramente. Ma un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio. Aspetto la vostra di opinione nei commenti. Ho già detto pienamente tutto su tutti i giocatori. Sinceramente, sì, su tutti i giocatori. Ho già detto assolutamente tutto. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Speriamo che sia contro lo Spezia, quella di Federico Gatti, la sua di titolarità. E basta così. Un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio. Fatemi sapere la vostra di opinione nei commenti. Che mi consigliate? Tutto, se siete d'accordo. E nient'altro, dai, vi mando un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio e di certo quando è entrato Milik è stato un sdrabagliare le carte, un stravolgere, mettere all'incontrare le carte, ma è andata così e questo è il calcio comunque, e questo è il calcio ovviamente, si poteva fare meglio, si poteva vincere la partita, ma
Ma niente, come ho detto, Milik stravolto le carte, perché a me di certo di tutti i cambi non mi sono piaciuti, tutti messi nel momento insensati. McKennie poteva pienamente rimanere lì a scaldare la panchina, perché McKennie non è McKennie attualmente. McKennie attualmente non è niente, è zero McKennie, è zero. Per fortuna che non gli ho dato il vuoto, ma comunque è zero McKennie, è zero pienamente. Non mi è piaciuto assolutamente sotto ogni punto di vista. Dai ragazzuoli, vi mando un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio, mi scuso per l'allungamento così tanto del video, e fino alla fine, forza, ma forza, Juventus, e alla prossima, e a presto, ragazzi. Ciao ciao.